Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Siamo tornati con Marvel's Avengers e finalmente hanno rilasciato l'aggiornamento gratuito che introduce come personaggio giocabile niente meno che Spider-Man. È arrivato! Vestite panni di Spider-Man nella sua collaborazione con gli Avengers per impedire all'IM di unirsi a un grande alleato. Un alleato super letale. Però al momento questo nuovo evento però è disponibile esclusivamente su PS4 e PS5, ma io non vedevo l'ora di metterci le mani. Come sapete, questo è un universo a parte e questo sarà lo Spider-Man di questo universo. Sono particolarmente curioso di scoprirlo, anche come gameplay, che mosse avrà, come si muoverà nella mano. E voi lasciate tanti mi piace, supportate questo video e io vi do appuntamento a questa sera 21:30 in live per festeggiare i 3 milioni di iscritti. Grazie ragazzi e continuare a giocare, non mancate. E con questo nuovo aggiornamento c'è anche il nuovo ride, quello di Claw, che abbiamo affrontato nell'ultimo DLC, quello del Wakanda. E infatti, dopo gli eventi dell'espansione Guerra per il Wakanda, il mostro sonico Claw è tornato nella... È tornato alla montagna del Vibranio, determinato a distruggere il Wakanda. E intanto nel tempo il gioco è stato migliorato e aggiornato, tant'è vero che c'è un nuovo sistema di potenziamento per quanto riguarda l'equipaggiamento dei nostri personaggi. Il level cap è stato alzato, c'è tanta roba ragazzi. Una cosa veramente incredibile di questo gioco sono tutti i costumi, le skin, gli elementi cosmetici che vanno un po' a personalizzare i nostri personaggi, e c'è veramente tanta roba, eh. E questi sono questo è tutto il roster che possiamo usare. Oh, vediamo un po' Spider. Mazza, che spettacolo, ragazzi! Che figo! No, ma sapete, Spider-Man è il mio supereroe preferito e ha dei costumi fantastici. Cioè, guardate questo qui. No, vabbè, guarda che spettacolo! Allora, non so quali siano inediti. Vabbè, questo qui l'abbiamo. Vabbè, il costume Mark III, ecco, vedete, molti sono ispirati al fumetto. Che ci abbiamo? Fammi vedere. Un po' modificato però, non è quella originale. C'è anche il costume da wrestler, vabbè, reinterpretato in questo universo, come detto, perché, ragazzi, le origini sono quelle. Spider-Man che diventa wrestler per guadagnarsi un po' di soldi, no? Il primissimo costume. Beh, però devo dire che è molto molto figo. La maschera è bella. Oh, clamoroso. Ma che spettacolare questo qui. Beh, ragazzi, per Spider-Man si può fare veramente di tutto, perché proprio il costume basico è figo. Però vedete, il costume, quello primario, è molto simile a quello originale, eh. Ok, va bene, va bene. Da questo qua non c'ho veramente l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Non so proprio che scegliere. Comunque. E se vi avessero incastrati? Ok. Tarleton, l'IM, questa cosiddetta cura. Le cose non tornano, c'è qualcosa di sbagliato, me lo sento. Tu no. Ma tu sei il dottor Banner, una delle menti più geniali dei nostri tempi. Più geniali? Ma guardati, guarda cosa abbiamo fatto. Non sai quanto sia pericoloso. Ripongo la massima fiducia nelle abilità della dottoressa Rappaccini. Oh, aspetta! Aspetta, ti prego, nonno! Prigionia e tortura. È così che l'IM vuole migliorare il mondo. Per salvare il mondo occorrono sacrifici! Da quanto tempo sono la tua cavia? Mi fidavo di te. Come hai potuto rendermi uno di loro? Tony, Thor, i cavi! Sì, ora ragioniamo. Quanto tempo fa? No! No! Il portale! Vi scontrate con l'inarrestabile ondata del progresso, Avengers. È sempre tutto più assurdo. Vi avverto, non sono affatto di buon umore. Se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione altamente letale.
libererò la Terra dai superpoteri. A costo di morire distruggendola. Vince Gallimento! Il mondo è cambiato dall'ultima volta che siamo stati qui. Ma anche noi lo siamo. Abbiamo aiutato a creare MODOK. Gli inumani. La Iene, Monica e... È colpa nostra. Ma noi lo affronteremo. Affronteremo tutto. A testa alta. Faremo la cosa giusta. Fermeremo chi vuole ferire gli altri. Ma soprattutto... Lo faremo insieme! Avengers. Uniti. In quanto scienziato supremo neoeletto, dovrò estirpare gli elementi deboli dall'interno. Non fraintendete. L'AIM è ancora il futuro. Dalla clonazione ai viaggi nel tempo, le possibilità sono infinite. Ora, iniziamo. Eccoci, nuovo eroe e serie di missioni eroiche disponibili. Eccolo qua, dopo aver affrontato personalmente l'AIM, Spider-Man contatta gli Avengers per chiedergli aiuto. Ah, quindi hanno già combattuto. So che questo Spider-Man è particolarmente giovane, è già Spider-Man da un po' di tempo, però non è ancora uno Spider-Man super esperto, ok? È un po'. Quindi ha bisogno di noi. Sei il cane di Clint? Bello. Sei tu che comandi qui, vero? Beh, questa ragnatela sospetta direi che è abbastanza inequivocabile. Oh, beh, s'avevate dubbi? Inizia adesso la nostra avventura con Spider-Man! Hey there, New York. Friendly neighborhood Spider-Man here. Wanted to give a bit of a life update since I'm sure you're wondering where I've been the past couple of weeks. Come on, guys! I'm talking to my fans right now! Sorry about that. But yeah, I've been a little busy, and I've sorta not really kinda been working with the Avengers. It's like a side hustle. It's hard taking down a multinational corporation, especially when your team has been deemed outlaws in the public eye. But we still find time to enjoy ourselves outside of work. I've actually been able to do a lot more recreational stuff since I joined them. Here's a secret from yours truly. The Avengers? Surprisingly normal outside of bad guy butt kicking. They're like this big family of heroes, all working together and helping out, but still finding the time to have fun. Not that I've been goofing off. It's still serious work fighting alongside the Avengers. But you know how it is. Saving the city all the time. All by yourself. It gets kind of lonely. I've met so many cool people now. I've been to so many wonderful places. And you know I'd never leave New York. You guys are always my number one. But the Avengers are like no other friends I've ever had. It's been kind of great. Sorry, I'm totally getting ahead of myself. Let me back up a little bit. Start from the beginning. This is safe, right? Yeah, totally safe. What could possibly go wrong? Okay, I did not think this one through. La Hill dovrebbe contattarci presto. Ehi ragazzi, abbiamo un ospite. Ehi! Sapete, dovreste davvero mettere un campanello o una porta d'ingresso. Posso entrare? Sono molto curioso di scoprire la personalità di questo Spider-Man, perché, insomma, Spider-Man lo conoscete, okay, no? Ok, Spider-Man, parliamo. Battute. Vi conoscete già? Spider-Man combatte i cattivoni di New York, da sempre. Scusa, gli ultimi 5 anni sono stato congelato e nello spazio. Io ho vissuto in un camper. Con internet. Beh, potrei offendermi, ma il 50% di notorietà mi basta. L'AIM aveva un bel fascicolo su di lui, ma nessun nome. Copri bene le tue tracce. Wow, detto da te. Non si vede dietro la maschera, ma sto arrossendo.
Questo non spiega cosa ci facevi sul nostro rilievelivolo a mezz'aria. Sì, mi serve Tiny Dancer. Ha aiutato un amico a portare dei dati dell'AIM alla Resistenza. Io speravo... Sentiamo. Ok, dunque, penso che l'AIM lavori a qualcosa di grosso. Tipo... un'arma chimica grande. Sto avendo difficoltà a trovare dettagli perché tutti i file che ho preso dai loro server sono super secretati. Le barre nere su quei documenti sembrano una di quelle opere moderne. E sto cercando il loro fornitore, ma... mi serve Tiny Dancer per decifrare la criptazione dell'AIM e infiltrarmi. Posso gestire il resto da solo. Beh, daremo un'occhiata. Se hai ragione sui piani dell'AIM, ti aiuteremo a entrare in quella struttura. Aspetta i nostri preparativi. Tony, Nat. Non è un problema, devo solo entrare... Oh, state andando. Ok, tranquilli, resterò qui sul filo. Capita? Sul filo? Beh, era divertente. Sì. Non dovete accompagnarmi, sapete? Lo sappiamo, ma ti aiuteremo, siamo fatti così. E... non devi indossare la maschera quando sei con noi. Non si tratta di me. A casa ho delle persone da proteggere. E la maschera mi aiuta a farlo. Ehi, lo so. A casa nessuno sa che sono Miss Marvel. Tranne Abu, naturalmente. Ma maschera o no, a tutti serve qualcuno che ci aiuti e ci capisca. Anche le stranezze. Soprattutto le stranezze. Comunque, esplora la nave. Thor e Hulk si stanno sfidando nella sala arma, ma puoi cacciarli? La sala arma? È un nome letterale o ironico? Lo vedrai. Benvenuto sulla Chimera, Spider-Man. Grazie. Speriamo di aver fatto la scelta giusta, Pete. L'hai fatta, Spider-Man, l'hai fatta! Disponibile un nuovo tutorial arma e io andrei a farlo, ragazzi, così capiamo bene come utilizzare il nostro ragno di quartiere. Però stiamo ripercorrendo un qualcosa di passato, perché dal racconto di Peter iniziale, cioè ormai sta pappa e ciccia con gli Avengers, una grande famiglia. La cosa che mi faceva ridere è che lui comunque la maschera non se la toglie, pure se sono tutti amici, vabbè. Però l'ha giustificata con ho delle persone da proteggere, no? Pure se poi nelle varie storie di Spider-Man, insomma, la sua identità è stata scoperta da praticamente chiunque. Allora, abbiamo un nuovo file audio. Io lo andrei a ascoltare, ragazzi, perché la storia di Spider-Man, di questo Marvel's Avengers, viene raccontata tanto anche attraverso queste cose, quindi manuali piuttosto che audio. Quindi noi ci risentiamo. Hey Liz, ci sei? Ok, o sei sottoterra e non prendi, oppure mi odi. Spero la prima. Puoi chiamarmi? Possiamo vederci? No. Ok. Mi sembra giusto. Almeno lascia che mi scusi. Non so cosa ti ha detto l'AIM nel tuo colloquio di uscita, ma gli ho detto che tu non c'entravi nulla. Non mi hanno creduto. Liz, mi dispiace molto. So quanto tenevi a quel tirocinio. No, non lo sai. Altrimenti non avresti rubato informazioni dai server dell'AIM. Che ti è venuto in mente? Liz, avevo un motivo serio. Questa volta non voglio cacciarti in altri guai, ma stavo ficcando il naso per un buon motivo. Giuro, credo che l'AIM non stia dicendo la verità su molte cose. Non so se è sicuro scriverlo. Ci vediamo per un caffè? Lasciami in pace, Peter. Ti prego. Ah, questo spiegherebbe il perché Peter, in questo caso, stava ficcanasando nei piani dell'AIM. Cioè... e calza a pennello. Quante volte nei vari giochi di Spider-Man io vi ho raccontato che nelle sue storie Spider-Man, quando vince, Peter perde sempre. Cioè, c'è sempre un vincitore e uno sconfitto. Non vincono mai insieme Spider-Man e Peter. E anche in questo caso è così. Se Spider-Man ha ottenuto delle informazioni per quanto riguarda l'AIM, dall'altra parte Peter ha perso la fiducia di Liz. Ora dobbiamo scoprire chi è questa Liz. Ma non anticipiamo. Dimmi un po', Natasha. Potrei fare un paio di telefonate per dare una rinfrescata all'armeria. Farci avere qualche nuovo giocattolino. Di quelli pericolosi. Allora, ragazzi, come siamo messi? Oh, prossima ricompensa, fammi vedere un po'. Ah, vediamo le sfide in corso del nostro Spider-Man. Bella questa. Questa è la primissima che andiamo a sbloccare. Il costume del Daily Bugle, del nostro amichevole Spider-Man di quartiere che fa... il fotografo. Guardate il dettaglio sullo spararagnatele, perché vi ricordo che il vero Spider-Man utilizza lo spararagnatele, eh. Oh, vabbè.
No, vabbè. Inverso. Ciao. Vabbè, ciao. Spider-Man negativo. Il Mark 4, ve lo ricordate? Che figo. Troppi ricordi qui. Aspetta. Sì. Proviamo a sollevare il martello di Thor. Vediamo che succede. Non ce la farà mai, però vabbè. Sei degno, Pit. Sei decisamente degno. Ma ho il braccio stanco da tutto quel dondolare. Magari un altro giorno. Niente. Non ce la fa neanche lui. Andiamo, ragazzi, che poi, diciamo, non anticipiamo, ma... Cioè, Liz è un personaggio che forse... che voi conoscete già. Ecco, occhi di falco. Ehi, Spider-Man. Va? Ehi, quando torniamo sul campo? Voglio farvi vedere dei trucchetti che ho imparato. Così, vabbè. Non mi interessa. Salve, giovane ragno. Salve, Thor. L'AIM continua ad avvelenare il mondo con bugie e inganni. Recchiappette. Colpiremo duramente queste falsità. Sì, abbi fede. Il nostro wakandiano. Salve, che dice? Salve, Spider-Man. No, oh, chiamami Pete. Niente, non mi dice niente. Vabbè, allora andiamo, ragazzi. Andiamo ad allenarci alla sala Harm. Vabbè, ragazzi, il dondolamento è abbastanza semplice, dai. Sì, altro che. Bello, che figata. Sì, ho fatto tutte le sfide Harm, che sarebbe il tutorial, sostanzialmente, per imparare a giocare, almeno a livello basic, eh. Allora, cosa abbiamo scoperto qui? 12 agosto. Ok, non sono paranoici. Quel tizio mi stava proprio seguendo. Beh, seguiva Peter, ma ora è confuso e si guarda intorno. Ovunque, ma non in alto. Sopra la tua testa, amico. Niente, beh. Almeno significa che non mi ha visto indossare il costume. Buono, insomma. Ah, da quant'è che mi tiene d'occhio? Lo stanno bedinando, 19 eh? 19 agosto. Lo stesso tizio della settimana scorsa, non quello del martedì, quello del giovedì. Martedì è il tizio bitorzoluto che sembra un contabile. Questo sembra un venditore d'auto. Non so, dubito che comprerò mai un'auto. Vabbè. Penso non mi servano altre prove. Deve essere dell'AIM. Chi altri potrebbe mai seguirmi? 20 agosto. Ok, beh, ecco le prove. Oggi è salito su un'auto anonima e ha superato un checkpoint dell'AIM. Sono sotto sorveglianza da parte di una corporazione multinazionale. Il piccolo Peter Parker, bersaglio di spionaggio industriale. Fichissimo! E terrificante allo stesso tempo. E poi... Significa che avevo ragione su qualcosa. Oh, merda. È decisamente fuori dalla mia portata. Secondo me la s'allunga, Peter. Stai attento. Vabbè, ok. Praticamente dobbiamo menare un po' di nemici per andare avanti con la storia. Quindi andiamo a Manhattan. Ci pensa lui. Mentre erano in ricognizione su Manhattan, diversi agenti dello SHIELD sono stati attaccati dalle forze AIM. Il comandante Hill ha richiesto l'aiuto degli Avengers. Ok, dai. Sto provando a localizzare gli agenti dello SHIELD per farli apparire sull'interfaccia. L'AIM proverà sicuramente a fermarvi. Fate attenzione. Allora, per il momento, ragazzi, dobbiamo menare le mani. Ci abbiamo un po' di obiettivi da raggiungere, quindi... attacchi speciali e tutto. Woohoo! Olè! E lo faremo con il nostro Spider-Man di quartiere. Nelle vicinanze c'è una squadra d'elite AIM. Aggiorno l'interfaccia. Ma che spettacolo, ragazzi! C'ho delle vibes clamorose! Ma che... No, io lo sognavo, ragazzi. Volevo per forza, figo. Spider-Man. Dovevo giusto testare le nuove ragnatele. E dai, ragazzi, state facendo una figuraccia. Vediamo un po'. Vedrete delle cose fighe, ragazzi. Mattina ti farà o meglio, molto male. Ci proverò. Guarda che fa. È un pazzo, un folle. Ma questi sono pesci piccoli. Questi sono pesci piccoli, ragazzi, eh. Che ci devo fare? Ah, eccoli, oh! E voi volevo proprio voi! Ragazzi, mena tantissimo il nostro Spidey, eh.
Oddio, ho lanciato pure Hulk. Hulk spacca. Ci sa ancora fare. Clint, ragazzi, mi piace tantissimo a livello di gameplay. Canale non l'ho portato, però la sua storia è pure molto interessante. Allora, liberiamo questi prigionieri della IM. Poi di niente. Di niente. Io usi i suoi poteri. Ora sei alzato. Vogliamo divertire un po'? Aspetta, però. Allora, lui, ragazzi, gli dobbiamo utilizzare subito la nostra super mossa. Guarda là. Boom! Però non è stata molto efficace, diciamo, Spara, spara. Vai, Spidey, vai, vai. È veramente spettacolarissimo. Ok, non l'ho battuto, però. E fai le battutine. Guarda la ragnatela. Guarda, che coperto. Certo. Ah, stava lì. Tutto bello sontuoso. Olè. La squadra non è più una minaccia. Si gode. Cambiamo il costume. Guardalo. Spider-Man, corre. Ma no. Olè. Facile, facile. Beh, ragazzi, io potrei utilizzare questo momento per speculare, no? Allora, parliamo di Liz. Voi Liz la conoscete se avete visto il film, quello con Tom Holland, no? Quindi Homecoming, il primissimo. È la fidanzata, sostanzialmente. La ragazza con cui va al ballo, la figlia dell'avvoltoio, no? In quel film. Mentre nei fumetti, Liz non è nient'altro che la fidanzata di Flash Thompson. Insomma, il bullo della scuola. Della rete, così che mi poi entra anche Venom. Nel sistema di sicurezza IM. Insomma, corsi e ricorsi, Quindi è da capire. Beh, in realtà nei fumetti, ragazzi, senza andare un po' troppo in là, Liz è anche la moglie di Harry Osborn. Cioè, a un certo punto, ragazzi, succede proprio di tutto. Ma aspetta, ma è bellissimo. Io, ragazzi, vi incentivo sempre a leggere i fumetti, Belli film, bello tutto, però è da fumetti che voi conoscete la vera storia dei vari personaggi. Però va detto che i fumetti sono particolarmente strani a volte, Cioè, soprattutto quelli più vecchi hanno delle storie particolari. Ragazzi, sono tornato, riprendo un attimo da qui perché ho capito che devo fare. Perché hanno impostato le missioni in base agli obiettivi che ha Spider-Man. Prima dovevo fare una serie di azioni, quindi dovevo sostanzialmente picchiare tanti nemici per sbloccare il livello successivo della storia, che però al momento è raccontata con i file audio, ok? Quindi l'ho fatto, adesso ne ho uno nuovo, vi faccio vedere. Il nostro prossimo obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico nei confronti di Spider-Man completando le zone di guerra. Ora piene di nemici, hanno una storia, abbiamo noi degli obiettivi. Quindi io fare questo, ragazzi. Adesso completo qui il combattimento, che serviva appunto solo per menare i nemici. Quindi sto qua a testare le varie mosse di Spider-Man, che sono forti. E molte, ragazzi, mi ricordano proprio il gioco Marvel Spider-Man. Quello che, insomma, probabilmente avete amato e avete visto qui la serie. Cioè, c'è veramente tanta roba. Soprattutto perché poi Spider-Man è potentissimo. Cioè, guardate questa mossa. E poi, vedete, aggiunge le varie ragnatele ai nemici. Devo resistere alle ondate, niente di che. Direi, ascoltiamoci un po' la storia. E poi andiamo a cercare il contatto con gli altri Avengers per questa prima puntata. Poi dalle prossime sicuramente, ragazzi, andremo a combattere anche altri nemici. Faremo cose secondarie. Se no l'abbiamo già fatto in live, ovviamente. Ah, ci sono i bestioni quelli grossi, E poi il gameplay, secondo me, di questo gioco ci stava un sacco. Magna di sta polpetta. Anzi, no, chiamiamolo Spider Drone, che forse è meglio. Ci può dare una mano. Ti sono mossa, Ah, Hulk, eri tu. Eri tu che hai fatto quel casino. Ok. Guardiano. Guarda Thor. Thor, ma tu sei un selvaggio, un pazzo furioso. No, dammi l'ultima kill. Io l'ultima kill. Non me la rubare. Ok, siamo tornati alla nostra base. Però io cambierei il costume del nostro Spidey. Avete visto questo qui per un brevissimo periodo, ma secondo me questo notturno, che rievoca un po' lo Spider-Man noir, però quello era nero, appunto, noir, che è un bel filone se vi interessa. Uno Spider-Man completamente diverso con le pistole. Questo è fighissimo, ragazzi, col mantello. Dai, per il momento usiamo questo qua. Stiamo facendo ottimi progressi.
Non possiamo rilassarci. Certo. Oh, so più figo io adesso da Capitano America, eh? Cioè, vestito così non c'ho rivali. Però non abbiamo la nostra stanza, credo. Come ti va, Spidey? Tutto bene, te? Ehi, vi viene mai una voglia matta di pizza qui sulla Chimera? Madonna. Pizza a domicilio con il drone? Sai, credo di averti visto una volta. Oscillavi dalle parti di Hell's Kitchen, eri agli inizi. Davvero? Cavoli, potevi chiamarmi! Ero un po' preoccupato, io ero dentro un cassonetto. Oh, quello eri tu! I dati forniti dallo SHIELD hanno rivelato la posizione della squadra d'élite dell'AIM. Abbiamo l'occasione di eliminarla prima che l'AIM possa schierarla contro la Resistenza. Sarà un'operazione rapida. Eliminate i bersagli e tornate indietro sani e salvi. Sì, beh, con Iron Man, Capitano America e Kamala è un attimo. E con questo Spider-Man, guarda quanto è figo questa... Nelle questa vicinanze ludina. C'è una squadra d'élite AIM. Aggiorno l'interfaccia. Noi meniamo come Castoria, ragazzi. Oh sì, oh sì. Soprattutto perché adesso ho delle bellissime mosse per il mio Spidey. Guardalo, guardalo quanto mena. Allora, ragazzi, come detto, si potrebbe sfruttare questo momento un po' per speculare su quello che potremmo vedere con questo Spider-Man. Ora, ragazzi, generalmente non so che cosa... L'ho aspettato veramente tanto, quindi spero che sia all'altezza, come dire. Facile, facile. Dove? Andiamo, ragazzi, forza! Ma che bello come svolazzo con... Aspetta, però io non devo andare troppo veloce, perché ci potrebbe essere un qualcosina per me. Vi ricordate la storia che c'era Monica Rappaccini che testava... Dovete sconfiggere tutti i membri della squadra d'élite. Che ci vuole? Che ci vuole? Bottati su mossa. Anche Kamala era stata presa. Vabbè, ma ci ha fatto poi il riassuntone all'inizio. Senti, basta un po'. Avete neutralizzato tutti i membri della squadra. Aspetta un secondo, sì. E questo bestione come lo buttiamo giù? Forse abbiamo bisogno del nostro spider ragno. Vabbè, raga, aspetta, come lo buttiamo giù? Porca zozza, sto con... Iron Man! Vai, vai, vai. L'ho bloccato. Vabbè, ho provato a tirarlo. Comunque, ricordiamoci sempre che il nostro Spidey ha la super forza, a livello di forza. E che comunque Kamala, io mi ricordo Kamala era un personaggio fighissimo da utilizzare. Ma pure Black Widow secondo me è tra le più forti, eh. Oddio. Via via, vattene Spidey. Aspetta. Ma... Beh, guarda come li stiamo menando. Yuhu. Ma tutti insieme, gliene famo tre. Eh sì. Arrivano gli Avengers. Anche se noi ufficialmente non lo siamo, però vabbè. La squadra non è più una minaccia. È finita così, amico mio. Missione completata. Dovremmo aver completato la nostra prima minaccia da guerra. Grazie. Però eccolo, vedete? Email da Peter Parker. Vedete, ogni volta che facciamo un qualcosa, il gioco ci ricompensa con un pezzettino della storia, però... Credete che ho fatto tutti e due gli obiettivi? Sì, perché ne avevo già fatta una zona di guerra. Ma no! Spider-Man ha scoperto chi rifornisce l'AIM, la Holland Chemicals. Fortunatamente ha un contatto all'interno del Daily Bugle che può contattare il futuro presidente della Holland Chemicals, Liz Holland. Ma è Liz? È la Liz che ci sta aiutando, che sta fornendo il materiale chimico a... all'AIM. What? E allora perché dovrebbero averla sospesa? Ehi, Liz! Volevo contattarti prima, ma hai bloccato il mio numero di telefono. Cosa che capisco bene, è tuo diritto farlo, rispetto le tue scelte. Ma giuro che non proverei a contattarti se non fosse importante. Quindi, se non hai già cancellato questo messaggio, ho un amico che sto cercando di aiutare. È un bravo ragazzo, ti piacerebbe, ma sta indagando su delle cose... Cose che già mi preoccupavano. E ha trovato qualcosa e sinceramente non so a chi altro chiedere. Vengo al punto.
Avevo ragione a preoccuparmi di tu sai chi. Chi? Esatto, loro. Sono immischiati in molte storiacce losche. Ma ecco il problema. Sembra che lo stiano facendo con i rifornimenti dell'azienda della tua famiglia. Ti conosco. E so che non vorresti vedere la Allan Chemicals coinvolta in questa storia. Ti prego, dimmi che non mi sbaglio. Mi manchi. Pete. Ti manca, Pete. Pete, amico mio, ma tu ti stai andando a invischiare in un qualcosa che è chiaramente così. Probabilmente lei è stata cacciata, allora per rientrare nei ranghi gli vuole aiutare. Email da Liz Allan a Peter Parker e Daily Bugle. Peter. Non fingerò che sia tutta acqua passata, ma capisco perché mi stai contattando. Sinceramente, hai ragione. E pensavo che nessuno avrebbe lasciato che i nostri prodotti venissero usati dall'AIM, specialmente non per programmi come questo. Ma le foto del tuo amico lo provano. Quei prodotti vengono da noi, dalla Allan Chemicals. Si legge parte del manifesto di carico nelle foto. Chiunque sia stato ha coperto le proprie tracce. I registri di tale vendita sono stati cancellati dai nostri sistemi, internamente. Ma ho trovato la documentazione cartacea direttamente nel magazzino. Indagherò ancora. Scoprirò dove è stato inviato il resto della spedizione. E poi il tuo amico potrebbe aiutarci a scoprire chi c'è dietro tutto questo, perché fino ad allora non c'è nessuno di cui io possa fidarmi. Ti prego, non farmi pentire di essermi fidata di te, Liz. Allora, ragazzi, le vie sono due. O lei è effettivamente collaborativa e quindi Peter è arrivato dagli Avengers proprio per cercare di aiutare Liz, oppure Liz ci sta facendo il trappolon e alla fine Spidey è andato dagli Avengers proprio per chiedergli aiuto, perché cioè ci sono la Allan Chemicals e l'IM che si sono uniti, allora forse è il caso che li aiutiamo. Vabbè, è solo l'inizio, speriamo che sia una bella storia, vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, a MySocial, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!